Buongiorno a tutti, qui è Arduino Schenato da iRforex.com e in questo video prendo come spunto questo periodo che è ovviamente, come sapete, se seguite il trading, se seguite i mercati, ma anche se non li seguite, le elezioni americane. Prendo spunto dalle elezioni americane più che altro perché nell'ultimo periodo ho visto, sentito, mi sono state dette delle cose per cui, a mio avviso, molti trader o comunque chi è un po' all'inizio, chi non lo fa di professione, tende a focalizzare un po' troppo la sua attenzione su questo dato. In questo caso, diciamo, qualsiasi cosa esogena, qualsiasi cosa che arriva, come appunto il dato delle elezioni americane, ma qualsiasi altro dato importante, può influire nei mercati. Noto molti trader o comunque chi si avvicina a questo mondo che tende a, per esempio, non tradare perché ci sono le elezioni o tradare in modo diverso perché ci sono le elezioni. Il punto è: che tipo di trading voglio fare? Che tipo di trader voglio essere? Ci sono delle cose che non sono sotto la nostra sfera di influenza, ovvero non possiamo modellarle a nostro piacimento. Esempio, chi può sapere se vincerà Trump o Biden? Esempio, chi può sapere quando finirà adesso questa ondata di questa pandemia? Chi può sapere un dato macroeconomico? E soprattutto, chi può sapere come il mercato reagirà a quel dato? Quando parla un politico importante, quando parla un governatore di una banca centrale, noi abbiamo la possibilità di creare un qualcosa per cui fargli cambiare idea, fare un'azione per fargli cambiare idea. Per esempio, chiamo Trump, chiamo Biden, gli dico: ma tu puoi dire questa cosa? No, non lo posso fare. Posso, almeno io, posso chiamare Conte per dirgli: guarda che la cosa così può essere fatta, oppure lui mi dice: guarda che farò questo. No, non ha senso. Quindi ci sono delle azioni che io posso fare e ci sono delle azioni che io non posso fare. Le azioni che io non posso fare sono quelle di manovrare il mercato o di sapere in anticipo delle cose o sapere prima delle cose come reagirà il mercato. Quelle sono, diciamo, sarà un qualcosa che chiuderà il giro, no? Di questa grande ruota, ma noi non possiamo avere l'influenza su quelle cose lì. Su che cosa possiamo avere l'influenza? Possiamo avere influenza su come agiamo, possiamo avere influenza sul nostro comportamento e quindi possiamo avere influenza su che tipo di trader vogliamo essere, su che tipo di trading vogliamo fare. Possiamo creare le azioni che si dirigano verso l'obiettivo, quindi creare un piano con delle regole e in queste regole cercare di lavorare, di rispettarle e di cercare quindi di fare un buon trading. Possiamo appunto creare una routine, i comportamenti di ogni giorno che vadano nella direzione dell'obiettivo e quindi di creare una plusvalenza nella nostra azienda di trading. Non possiamo però influenzare ciò che sappiamo non è possibile influenzare. Stare fuori da questo periodo nel trading per partito preso non ha senso. Ovviamente bisognerà avere le giuste attenzioni. Se lavoriamo da trader intraday molto molto spinto, con tante operazioni durante il giorno, ovviamente nei giorni di picco dovremo ovviamente valutare con molta attenzione il tutto, magari, ma non operare. Io, per esempio, non faccio operazioni spinte, entra e esci dal mercato, faccio meno operazioni, ho degli stop più ampi. E sto a mercato se devo tradare perché il grafico me l'ha detto, perché rispetto il mio piano. Ecco l'azione, ecco il fare quello che sappiamo è giusto fare perché facendolo un po' alla volta arriverà quell'obiettivo che ci siamo prefissati. Cerchiamo di agire su ciò che sappiamo può avere un risultato. È inutile agire o cercare di agire in un modo che non serve a nulla poi ai fini del risultato finale. Quello che voglio dire quindi è: cerchiamo di concentrarci sul nostro metodo, su quello per quanto mi riguarda che mi dicono i prezzi, sul giusto rischio, sul cercare di guadagnare quello che è giusto guadagnare sul trade, che non vuol dire in questo caso andare di rischio rendimento 1 a 10 o 1 anche a 3 o 1 a 2 per forza. Significa
significa ragionare, usare il cervello. Cerchiamo quindi di fare ciò che è nella nostra sfera di influenza. Per concludere quindi, ogni momento è buono per fare trading, ci sono momenti più volatili e questi momenti più volatili sono sicuramente degli ottimi momenti per fare trading. Ovviamente ci vuole sempre competenza, studio, esperienza. Anche per oggi è tutto, spero vi sia arrivata questa pillola di trading, spero vi possa essere d'aiuto. Io vi chiedo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!